aspetti più di natura territoriale che di natura legata ai propri diciamo beni. Questo aspetto però probabilmente non è stato concepito come un elemento strategico da parte dell'ordinamento nazionale, tant'è che pochissimi casi che abbiamo individuato sono andati oltre quello che poi sono delle problematiche spicciole. E quindi siamo sicuri che probabilmente questo della gestione delle attendine, ma non avete detto in modo che riguarda il costo della spetta indiretta, se non per dire che sono quelli con cui la pubblica amministrazione è costretta a interagire con altri partner, con altri soggetti, con altri operatori e capire come si possono gestire. Ma mentre per un'organizzazione che fa trasformazione la cosa è abbastanza limitata, non lo è per la pubblica amministrazione, che ha negli aspetti indiretti, ovvero quello che succede sul territorio, invece un ruolo estremamente importante. Ce lo chiedeva già la comunità europea col 761 queste indicazioni, ce lo chiede ancora oggi. La pubblica amministrazione deve avere come propri obiettivi strategici quello della gestione della governance sul territorio. E a questo quello che noi ci ha fatto riflettere. Ecco perché volevamo sentire e convenire con voi se questo è effettivamente l'elemento, non voglio parlare di novità, perché non è una novità, ma è un elemento sul quale poter fare focalizzare l'attenzione da qui andando avanti. È evidente che le situazioni che abbiamo analizzato non tutti poi si sono fermati a quello che era la gestione degli aspetti diretti, c'è chi in qualche modo è riuscito anche ad andare avanti e ha cercato di, attraverso lo strumento di EMAS, di andare oltre la problematica diciamo spicciola, cercando di coinvolgere su progetti di natura strategica altri soggetti e altri operatori che stavano sul territorio. Ecco il motivo per cui oggi vorremmo affrontare il tema e chiamando al tavolo, per lo di quella mattina e anche più nel pomeriggio, chi ha avuto questa visione un pochino più lungimirante, una visione un pochino più allargata di come gestire il territorio attraverso lo strumento di EMA. E quindi, ed ecco poi che chiamerò sul tavolo del primo tavolo le persone che verranno un po', non vuol dire rappresentare quello che è stata la loro esperienza, perché è un'esperienza che parte, un'esperienza dal quale effettivamente dobbiamo poi, no, avere una possibilità di vedere un futuro un pochino più allargato. Quindi non possiamo parlare di un'esperienza, l'esperienza è una cosa che se viene definita, non lo è. Pensiamo che l'esperienza non sia una cosa fine, ma sia invece uno start-up per guardare avanti. Tra i primi sei relatori, ovviamente qui non abbiamo lo spazio per sei relatori, abbiamo chiamato tavolo rotonda, in realtà non abbiamo una tavola rotonda per poterlo fare nell'uso funzionale della rotonda, quindi ci vedremo impegnati in due fasi. Quindi adesso chiamerò i primi tre interventi della mattinata e poi chiamerò i successivi tre interventi e così faremo un po' una tavola quasi rotonda fondamentalmente. Però non possiamo, per come siamo logisticamente strutturati, non possiamo fare andare al mondo nella sua essenza. Allora, iniziamo la giornata, diamo sul tavolo l'ingegnere Maria Rita Cattani della provincia di Trento, il dottor Gianluca Barbacovi, progetto Val di Norma, e l'ingegnere Alessandro Nota, che è lo spin-off del progetto di Torino del progetto Gran Mongioia. Quindi loro tre, con loro tre si aprirà la giornata e allora logisticamente chi fa il primo si mette in questa posizione perché chi avrà anche la possibilità di. Quindi sentiremo questa prima tornata di relazioni e poi vedremo, faremo i successivi e faremo poi una breve sintesi di queste sono state i primi passaggi. Do quindi la parola, anche perché al di là del moderatore sono guardato a distanza sui tempi, perché non devo fare scivolare sui tempi, quindi ricordo a tutti che i tempi a disposizione sono di 10 minuti, senza tolleranze in avanti,
magari preferibile 9, ma non 11, ci siamo effettivamente messi male con i tempi. Quindi do la parola all'ingegnere Maria Rita Cattani della provincia di Terni. Innanzitutto grazie per la vostra presenza. Sì, buongiorno a tutti voi. Porto il saluto del nostro assessore all'ambiente Mauro Gilmozzi. Io sono appunto Cattani del Servizio Sviluppo Sostenibile Aree Protette della provincia autonoma di Trento. In questo breve intervento vorrei vedere se è possibile avere la mia presentazione. Chi è che avevo trasmesso? Avevo preparato alcune slide di supporto. Perfetto, grazie. L'impegno della pubblica amministrazione, in particolare della provincia di Trento, nell'ambito delle certificazioni ambientali ha inizio nel 2004 su indicazione del Consiglio provinciale, che impegna la Giunta in un progetto pluriennale di diffusione e implementazione dei sistemi di gestione ambientale. Questo impegno si traduce nell'emissione di due primi bandi di cofinanziamento a favore della certificazione EMAS, ma non solo, anche ISO 14001 e Agende 21 locali, nell'anno 2005 e 2006, che vede coinvolti sostanzialmente attraverso dei progetti gestiti anche in forma sovracomunale 132 comuni. Successivamente, anche in relazione ad alcune criticità evidenziate nell'ambito delle certificazioni nelle zonizzazioni acustiche, la provincia di Trento si impegna ulteriormente con un bando a cofinanziamento proprio della zonizzazione acustica nell'anno 2007. Successivamente, quando già iniziavano ad arrivare a buon fine i processi di certificazione delle prime amministrazioni, ci si è resi conto dell'importanza di sostenere, anche da un punto di vista formativo e valoriale, quei comuni e quelle realtà che avevano intrapreso il percorso di certificazioni ambientali. Per questo nel 2009 è stata realizzata una scuola EMAS, che è poi proseguita anche fino all'anno scorso e tuttora in funzione, che prevedeva sostanzialmente un duplice impegno: da una parte la realizzazione di corsi specifici destinati sia a tecnici che amministratori, e dall'altra anche un sistema di project work proprio di affiancamento nelle verifiche tecniche interne, nell'aggiornamento delle dichiarazioni ambientali e in generale, insomma, nel supporto alla certificazione. Questa scuola, la gestione della scuola è stata affidata al nostro consorzio dei comuni, che ha un ruolo proprio istituzionale nella formazione del personale delle pubbliche amministrazioni. Ho voluto comunque riportare un accenno ad altri marchi nella quale la provincia di Trento comunque ha visto un notevole impegno, che è quello di Ecolabel, che comunque vede adesso assestato ormai da alcuni anni una novantina di realtà certificate, ma anche la realizzazione di alcuni marchi territoriali locali gestiti direttamente dalla nostra app, che sono Ecoristorazione, Ecoacquisti ed Ecofesta, sostanzialmente adottando dei protocolli semplificati che comunque andassero nella direzione della certificazione ambientale. Vi presento una prima slide che sostanzialmente mostra come effettivamente l'andamento della certificazione, a conferma di quello che è già stato detto, abbia avuto uno sviluppo anche abbastanza rapido e, per quanto ci riguarda, fino al 2013. Ci sono veramente delle esperienze molto interessanti in cui il protocollo e la certificazione EMAS è stata applicata nel migliore dei modi, con risultati appunto che non si limitano alla parte interna, meramente del rispetto della normativa, e penso che appunto i colleghi, l'assessore Barbacovi della comunità della Valle di Non, potrà riferire compiutamente la positiva esperienza svolta appunto nella realtà della Valle di Non.
Volevo solo, per riconoscere appunto il notevole impegno che è stato fatto, volevo fare un passaggio riferito all'Istituto Superiore Fontana di Rovereto, che aveva aderito a un progetto provinciale, EMAS va a scuola, che ha portato alla certificazione di alcuni istituti scolastici nella provincia di Trento. Quello dell'esempio, quello del Fontana è comunque un punto di approdo, quasi, più che un punto di partenza, perché l'impegno nell'ambito dell'ambiente e l'attenzione era già presente anche prima che avviassero il processo di certificazione, ma i risultati diretti dimostrano, come appunto già è stato detto, che effettivamente senza interventi strutturali, perché questo è solo fatto attraverso l'attenzione dei vari attori, alunni, docenti, personale non docente, si ottengono risultati importanti, ma quello che è interessante è stato quello che hanno fatto in una forma di peer education, cioè l'individuazione di referenti ambientali proprio tra gli alunni, gli stessi che si fanno carico di verificare che quello che è stato scelto come politica ambientale venga effettivamente realizzata. E infine il piedone è proprio tratto dalla loro dichiarazione ambientale, uno sforzo che hanno fatto di verifica delle emissioni, di impronta ecologica effettivamente della scuola, tradotto in metri quadri di foresta pluviale, e che poi ha visto la scuola impegnarsi proprio in un progetto di cooperazione internazionale proprio per la salvaguardia. Questo mi premeva così portarlo come esempio, come effettivamente anche nel mondo scolastico è possibile portare queste interessanti iniziative. E vengo appunto adesso a quello che è il proseguo del grafico che ho presentato prima, che dimostra effettivamente come la criticità che è stata evidenziata riguarda anche la provincia di Trento, con una contrazione proprio nell'anno 2015 delle registrazioni. Perché adesso vi presento questa slide? È molto importante questa slide perché aiuta a comprendere come effettivamente questa criticità nell'ambito delle certificazioni EMAS si deve inserire all'interno di un processo di riforma istituzionale che è stato avviato nella provincia di Trento nel corso del 2014. Per far comprendere la realtà territoriale montana della nostra piccola provincia, noi nel dicembre del 2009 eravamo caratterizzati dalla presenza di 223 comuni, di cui 12 con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, tutti gli altri di piccole dimensioni e un centinaio con popolazione inferiore ai 1.000. La necessità di agire con efficacia, efficienza e anche con risorse disponibili che sono sempre in calo ha spinto la pubblica amministrazione a orientare i comuni a un processo radicale di riforma anche attraverso quella che è stato il processo di fusione tra comuni e che ha avuto il suo culmine proprio nel corso del 2015, contestualmente anche al rinnovo di tutte le amministrazioni. Nel 2015 infatti 67 comuni sono andati a referendum proprio per parlare della chiusura sostanzialmente della propria realtà comunale storica, della propria identità, col rischio di perdita della propria identità, e molte delle fusioni che sono state prospettate sono andate a buon fine. Questo percorso è continuato anche quest'anno con un'ulteriore tornata di referendum e questo impegno notevole, potete ben comprendere, è un impegno che coinvolge sia le amministrazioni da un punto di vista politico, perché bisogna parlare e rivolgersi a tutti i cittadini ed è ogni cittadino che poi si esprimerà sulla bontà del processo di fusione, ma anche un notevole impegno da un punto di vista amministrativo interno di riorganizzazione degli uffici. E vorrei aggiungere appunto che è un percorso che ha visto adesso le nuove amministrazioni andare a votazione proprio a maggio e quindi non si esaurisce né nella tornata referendaria né tantomeno nell'elezione del nuovo amministratore, ma è adesso che parte lo sforzo notevole di riorganizzazione di tutti i servizi e di riassorbimento e di messa in gestione nuova della nuova realtà comunale.
questo non per giustificare il grafico precedente, ma sicuramente vi dà un inquadramento migliore. In ogni caso anche noi ci siamo indagati, al di là della questione meramente della riforma istituzionale, di quali fossero le criticità che avevano portato a queste difficoltà. E direi che nella nostra realtà territoriale, che è appunto caratterizzata anche da comuni di piccole dimensioni, il rinnovo delle amministrazioni costituisce certamente un momento critico. Il rinnovo delle amministrazioni al momento del rinnovo delle certificazioni sicuramente non è stato un momento, una concomitanza favorevole. E molte delle realtà territoriali, di quella cinquantina che si vedeva, sono proprio nella Valle di Non, che appunto è stata fortemente interessata da percorsi di fusione e quindi necessita come proposta appunto una formazione valoriale continua che avvenga attraverso la provincia autonoma, con l'APA o col consorzio dei comuni, e questa sicuramente è una delle cose sulle quali stiamo riflettendo. L'onerosità finanziaria e l'onerosità organizzativa, anch'essa è sotto gli occhi di tutti, ma potete immaginare appunto in un comune in cui non esistono magari figure stabili di tecnici, di ragionieri, e quindi sicuramente quello di una visione più ampia, sovracomunale, come quella dell'esperienza della Valle di Non, è la strada giusta. E infine anche questo aspetto appunto è già stato indicato e sicuramente è segnalato da tutte le amministrazioni, quello di una mancanza di un ritorno che da una parte si dovrebbe tradurre nell'esigenza dei comuni di una individuazione di agevolazioni anche economiche, e su queste stiamo ragionando, o comunque di premialità per coloro che sono in grado di certificarsi, e dall'altra, e anche su questo vorremmo lavorare, veramente dare un ritorno all'esterno in termini di marketing territoriale, e quindi una forte azione di comunicazione e di valorizzazione proprio dell'immagine dei comuni certificati. Di questi spunti che ho messo qui in quest'ultima slide parleranno poi più estesamente la collega del Consorzio dei Comuni nel pomeriggio. Spero di essere riuscita a stare nei tempi. Grazie. Grazie non solo per essere stata nei tempi, ma anche per lo spunto, perché mi sono due cose. Una cosa è già conoscenza, il fatto del riordino dei comuni della provincia, eravamo già consapevoli di quello che stava avvenendo. Questo non deve, secondo noi, far perdere l'interesse, no, su quello che stiamo parlando. Vogliamo parlare di territori più ampi, questo potrebbe essere un elemento, proprio la posizione dei comuni, di parlare di su una gestione del territorio con una valenza diversa da quello che abbiamo testato fino ad oggi. L'altra cosa importante è quella della scuola. La scuola, noi stessi abbiamo riconosciuto importante questo elemento, ma non so perché ci siamo dati anche l'impegno negli anni passati del progetto Scuole EMAS, proprio perché intendevamo attraverso le scuole anche dare e investire su quello che possono essere le risorse da poter gestire e utilizzare sul territorio. Grazie, do la parola adesso al dottor Gianluca Barbagovi del progetto Val di Norma. Grazie. Intanto buongiorno a tutti, io vi darò pochi secondi visto che io sono l'assessore sul lavoro dell'ingegnere borghese che ha seguito direttamente questo progetto della Val di Non, e penso che sia meglio che la spieghi lei in tutti i suoi tecnicismi per questo loro progetto. Intanto volevo ringraziare dell'invito, siamo sicuramente, è un grande onore per noi essere qui. Io sono l'assessore della comunità di Valle, la comunità della Val di Non è un ente, diciamo, sovracomunale che fa tutte quelle cose, tutti quei servizi che i comuni non arriverebbero a fare. Parliamo del sociale, della sanità pubblica, parliamo delle politiche ambientali, quindi proprio l'EMAS, il PAES, la gestione dei rifiuti, parliamo di sicurezza pubblica, tutte quelle cose sovracomunali in cui i comuni non arriverebbero, non sarebbero proprio sostenibili per un piccolo comune. Soprattutto in Trentino, che come diceva bene prima l'ingegnere Cattani, parliamo di comuni che arrivano a stento a 1.000-2.000 abitanti. E il progetto EMAS è nato nel 2009, ha raggruppato 33 degli ex 35 comuni, adesso come diceva prima bene chi mi ha preceduto, grazie a un progetto di fusione che sta unendo un po' tutti i comuni. Questo è un progetto voluto dalla progettazione di Trento, di raggruppare tutti i comuni sotto 5.000 abitanti e cercare di creare comuni più grossi.
questo sta portando pian piano le amministrazioni a dare priorità diverse a quelle che sono le EMAS, quindi è per questo che al momento abbiamo avuto un calo di quelle che sono le registrazioni, ma si spera, ma ne sono anche convinto parlando con gli altri amministratori, parlando con i sindaci, una volta avviata la macchina sicuramente si riprenderà e magari anche più forte che prima. Beh, il progetto è questo, noi abbiamo diviso quello che è il territorio in 6 ambiti diversi. La Val di Non è una valle molto estesa a nord del Trentino, da più o meno 40.000 persone, e abbiamo diviso questa, la nostra zona, la nostra valle, in 6 aree diverse, tra Bassa Valle, Media Valle e Alta Valle. Adesso lascio la parola all'ingegnere Borghese, che vi spiegherà bene nei dettagli quello che è il progetto, e dopo magari che concluderò con qualche conclusione. Grazie. Ecco, il progetto prevede, perfetto. Il progetto che ha visto un lavoro iniziale nel 2011 e poi la registrazione dei 33 comuni nel 2012 grazie a queste 6 aree omogenee, ha visto un lavoro fatto appunto ad aree omogenee, dove la registrazione EMAS rimaneva al singolo comune, però per ogni area omogenea è stata avviata tutto un lavoro che prevedeva innanzitutto l'analisi degli aspetti e impatti. L'analisi parla sempre, che voi conoscete bene, di tutta l'area omogenea, mettendo anche eventuali ulteriori impatti del singolo comune. La politica ambientale è stata definita nel tavolo dei sindaci, quindi una politica che riguarda tutta l'area omogenea, con obiettivi comuni, e approvata per tutti i vari singoli consigli comunali. Il programma ambientale di intera area omogenea, lasciando però la possibilità ai comuni singoli di perseguire anche obiettivi propri, quindi inizialmente si era detto se volete fate, in realtà poi abbiamo imposto un obiettivo, almeno uno obbligatorio per ogni comune. Gli obiettivi, i comuni limitrofi o aree omogenee limitrofe. E qui ho riportato un esempio, ad esempio l'appatto dei sindaci ha visto coinvolte tutte le aree omogenee, quindi tutta la Val di Non, creando un unico piano d'azione per l'energia sostenibile. Nel nostro manuale, cosa che per fortuna non è ancora successa, nel caso in cui il comune intenda abbandonare la registrazione EMAS, le risorse finanziarie di propria competenza verrebbero distribuite fra i rimanenti comuni dell'area omogenea stessa. Un'altra cosa che è stata fatta è una dichiarazione ambientale unica, quindi un cappello nella dichiarazione ambientale che è comprensiva della descrizione dell'area omogenea e poi delle singole schede molto semplici relative ai comuni di appartenenza dell'area stessa. Le funzioni che già esistevano, che già conoscete bene come responsabili del sistema di gestione ambientale, così come rappresentanti della direzione, sono rimaste le stesse per ogni singolo comune. Ma in più si sono aggiunte delle nuove funzioni, in particolare il tavolo dei sindaci, per ogni area omogenea è stata istituita questo nuovo tavolo dei sindaci, composto dai sindaci naturalmente dell'area e coordinato dal rappresentante della comunità, quindi una regia dall'alto. Questo perché si è voluto crearlo per non lasciare andare liberamente le aree omogenee, ma per avere una regia dall'alto. Cosa fa il tavolo dei sindaci? Predispone la politica ambientale, naturalmente di area omogenea, definisce il programma ambientale mettendoci le risorse. Un'altra nuova funzione è la riunione degli RGA, che vede tutti gli RGA di cui appartengono alla medesima area omogenea e c'è sempre il coordinamento dall'alto dell'RGA della comunità, anche in questo caso per avere un'omogeneità fra le 6 aree omogenee, però alla fine l'ideale era realizzare un'unica grande area omogenea che riguardava l'intera Val di Non. Cosa fa la riunione degli RGA? Definisce gli aspetti ambientali e predispone la dichiarazione ambientale, sempre in collaborazione con l'RGA della comunità della Val di Non. Quali sono stati i vantaggi per le aree omogenee? Beh, innanzitutto sicuramente un sistema più snello, un sistema che è uguale per tutti i comuni e coordinato dall'ufficio EMAS della comunità, come si diceva, e una maggior consapevolezza degli RGA. Perché? Perché sono stati loro direttamente a creare questo sistema più snello, senza aiuti esterni di facilitatori.
Altro aspetto è il confronto e il dialogo dal punto di vista delle amministrazioni, perché i comuni della stessa area hanno incominciato a dialogare fra di loro. Di conseguenza, razionalizzazione delle risorse economiche e anche del personale. La dichiarazione ambientale non è più del singolo comune, ma è una unica per anni omogenea, quindi è risultata più fruibile e invitante per il pubblico, perché consente un diretto confronto del lavoro fatto tra i comuni vicini appartenenti alla stessa area. Ad esempio, una persona che abita in un comune X può confrontare direttamente il comune limitrofo perché ha in mano le schede che sono presenti nella dichiarazione ambientale. Altro punto che piace molto agli amministratori è la riduzione dei costi. Questo perché ci sono la riduzione dei costi per le verifiche da parte dell'organismo di certificazione, perché certificare 33 comuni, capite anche voi, che è molto più vantaggioso che certificarne uno. Le spese nulle per le consulenze esterne per il mantenimento della registrazione, perché c'era una collaborazione tra i comuni e la comunità, e poi un risparmio anche sulla fee di incarico congiunti per i progetti inerenti a ambiente e a energia, sia congiunti per area omogenea che per intera valle. E qui riporto l'esempio del PAIS, delle diagnosi energetiche o delle comunicazioni che abbiamo fatto a livello addirittura di aree omogenee tutte unite, quindi a livello di valle. Sì, arriviamo alle conclusioni. E come vi ho detto, nel 2009 eravamo 33 comuni su 35 che partecipavano a questo progetto. Adesso vuoi la fusione dei comuni, vuoi le gestioni associate, vuoi tante cose, siamo passati a molti meno comuni. Parlando con i sindaci, loro peccano il fatto che mancano delle agevolazioni, dei finanziamenti per chi è certificato EMAS, dicono che l'EMAS è un'importante certificazione, più che altro sotto l'aspetto turistico, perché comunque molti, soprattutto turisti tedeschi, cercano all'interno dei nostri comuni questo tipo di certificazione, però a livello pratico di comune serve poco, non hanno agevolazioni su altri canali, piuttosto che finanziamenti su altre. Difatti stiamo lavorando proprio con la provincia di Trento, assieme anche all'ingegnere Cattani, proprio per questo, per cercare di stimolare i comuni, dandogli anche qualche incentivo per certificarsi. Comunque, quelle che erano le ex aree omogenee, le 7 che vi dicevo prima, si sono fuse, quindi bisogna dire che quando sono state scelte queste aree le abbiamo anche azzeccate, perché comunque riuscire a trovare le aree proprio nelle quali i propri comuni si sono fusi, insomma, è stato sicuramente un buon successo. Adesso aspetteremo le nuove amministrazioni che si sono appena insediate, spero che già entro fine anno abbiamo già qualche comune grosso, parliamo di Predaia che è passato da 6 comuni con una media di 1.000 abitanti per uno a un comune unico di 7.000, e anche il Centro Valle, che si chiama Ville d'Anaunia, con Cles arriveremo ad altri 10.000 abitanti, sembra, che già a fine anno o comunque con l'anno prossimo voglia rientrare all'interno di questo progetto e di questa certificazione. Quindi noi sicuramente il buon impegno ce lo metteremo e vedremo insomma da farci come sarà. Grazie. Grazie del vostro intervento. Sicuramente c'è una situazione importante, quella di aver innanzitutto cercato di fare, diciamo, di estendere il territorio da un singolo comune a un'area molto più ampia. Stiamo parlando della Dinonna, e quindi siamo già, rispetto a quello che volevamo dire, siamo già un passo in avanti. Bisogna fare un altro passo. E continuo a sentire, ma perché non abbiamo agevolazioni, ma perché non riusciamo a venderci il luogo in un certo modo? Io credo che sia proprio questo il motivo, cioè perché devo fare EMAS per avere incentivi? Cioè non devo fare EMAS perché dietro c'è un incentivo, perché se non arriviamo agli incentivi, cioè è un qualche cosa, io do una cosa e te tu dai una cosa a me, lì finisce. No, credo che lo strumento EMAS abbia una valenza un pochino diversa, cioè non è solamente per raggiungere gli incentivi, ma è per comprendere come gestire dal punto di vista ambientale il territorio nelle migliori condizioni possibili. Accenno un termine, lo riprenderò alla fine.
sicurezza del territorio. È un incentivo? Non credo. Cioè, ragionare e lavorare verso la sicurezza del territorio non può essere un incentivo. L'incentivo è quello che tu raggiungi come obiettivo, l'aver messo il territorio in sicurezza, cioè, che non è un incentivo economico, cioè è una salvaguardia per tutti, abitanti compresi e quant'altro. Credo che bisogna avere degli incentivi in termini non diretti, ma anche qui parliamo di incentivi in termini indiretti, cioè che cosa può avvenire sul territorio attraverso delle attenzioni, attraverso dei modi di fare. Non deve essere l'incentivo ti do 1.000 euro perché devi fare il CP, perché se rimaniamo là, ce l'abbiamo già altri strumenti in questo senso, ma abbiamo visto che poi finiscono. Dobbiamo trovare degli incentivi che possono durare nel tempo. E quali, se non quelli di gestire al meglio un territorio, ripeto, mi sono avvantaggiato col termine di sicurezza, lo riprenderò alla fine, ma dobbiamo capire che quello è l'incentivo vero dal punto di vista ambientale. Quindi credo che un elemento da riprendere, proprio da cui ci sono anche delle convergenze parti comunali, è proprio questo. Cioè, al di là dell'incentivo che può arrivare dalla provincia di Trento, eccetera, ma dobbiamo capire qual è l'incentivo vero su cui bisogna ragionare per andare avanti. Quindi questo credo che sia un elemento, indipendentemente dall'obiettivo, dai risultati che voi avete raggiunto e che mi auguro che non vengano poi dispersi, perché sennò poi dovremmo ripartire da zero di nuovo. Grazie comunque all'intervento. Passiamo al terzo intervento della mattinata, ingegner Nota dello spin-off del progetto di Torino. Progetto Galmo Gioie. Buongiorno a tutti, sono Alessandro Nota di ACS, un spin-off del Politecnico di Torino, nato nel 2005 per iniziativa di ricercatori e dottori di ricerca, con lo scopo di portare avanti successivamente le iniziative di ricerca che nascono nell'ambito del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico. Collaboriamo oggi con diverse realtà, sia di tipo privato che di tipo pubblico. Tra queste, il progetto di cui vi parlo oggi è quello della registrazione EMAS del Galmongioie. Il Galmongioie è un territorio in provincia di Cuneo, quindi parliamo regione Piemonte, zona di confine con la Liguria, ed è un progetto che ha interessato 44 comuni. È un progetto che ha interessato 44 comuni con un'area direi importante, parliamo di quasi 1200 km quadrati, quindi all'epoca, adesso non lo so, era uno dei comprensori più grandi in Europa che avesse avviato un progetto, diciamo, comune di questo tipo. Ad oggi i comuni registrati EMAS sono 19, 3 sono i comuni che hanno in corso l'iter di registrazione, mentre negli anni dal 2006, quando è iniziata l'attività, 6 comuni hanno per diversi motivi abbandonato il progetto. Qua avete una sintesi di quelle che sono le realtà interessate. Per farvi capire di quali comuni stiamo parlando, il 72% dei comuni interessati al progetto ha meno di 1.000 abitanti, quindi stiamo parlando di realtà molto piccole, e l'84% dei comuni ha meno di 10 addetti. Quindi questo sicuramente non ha agevolato l'attività di implementazione e poi di mantenimento della registrazione. Molti dei comuni, per esempio, hanno
il tecnico che è presente in sede un pomeriggio a settimana, quindi capite che l'attività di controllo, di raccolta dati è risultata in alcuni casi piuttosto complessa. Quali sono state le fasi principali del progetto? Prima fase, chiaramente la redazione dell'analisi ambientale iniziale. Il problema più grande è stato quello di reperire un numero di informazioni molto elevato e di coinvolgere i comuni in questa ricerca, quindi di avere personale del comune disponibile a collaborare nella ricerca delle informazioni di base. I punti di forza che sono già emersi in questo primo momento sicuramente sono stati la possibilità di interfacciarsi, interloquire con le altre realtà del territorio in maniera diciamo importante, quindi la possibilità di avere dati dai gestori del servizio idrico piuttosto che dai gestori dell'ambito territoriale per la gestione dei rifiuti e così via. La seconda fase significativa è stata quella di analisi della conformità normativa e anche qua ci sono stati parecchi problemi, soprattutto per sanare nelle realtà più piccole problematiche relative a gestione degli scarichi idrici e normativa di adeguamento antincendio, quindi interventi relativi a ottenimento certificati prevenzione incendi. Punto di forza che ribadirò poi anche dopo è stato già qui il fatto di poter lavorare, quindi di condividere le criticità, quindi sotto la supervisione, l'aiuto del Politecnico e la supervisione del Gal Mongioie, molti comuni sono riusciti a superare la criticità normativa, quindi avviare il progetto per adeguamento al CPI piuttosto che adeguare gli scarichi, condividendo la scelta per esempio del professionista e quindi riducendo e facendo economia di scala per quanto riguarda i costi dei progetti. Ultime due fasi, definizione di un programma ambientale, anche qui chiaramente trattandosi di comuni molto piccoli con risorse limitate, gli obiettivi, i target ambientali sui quali potevano insistere erano chiaramente molto limitati, invece col fatto di operare in gruppo si è potuto definire un programma ambientale territoriale di ambito, quindi un programma ambientale comune dove sono state inserite anche risorse del Gal Mongioie e di altri enti che insistono sul territorio e che ha potuto permettere di definire degli obiettivi ambientali più ambiziosi. Chiaramente accanto al programma ambientale territoriale di ambito ogni comune ha poi definito delle proprie iniziative che nel caso volesse valorizzare. Ultima fase, implementazione, quindi definizione del sistema di gestione ambientale, anche qui la possibilità di operare in un ambito omogeneo ha permesso di definire tutta una serie di procedure e attività condivise fra le diverse realtà, in maniera tale da ottimizzare anche in questo caso lo scambio di informazioni, le attività di audit interno, le attività di comunicazione e di formazione del personale comunale e così via. Dal 2010 ACS è subentrato al Politecnico di Torino nella fase di supporto al mantenimento del sistema di gestione ambientale. Anche qua si è in fase di mantenimento proseguito con lo stesso concetto, quindi il Gal Mongioie opera una sorta di coordinamento per quanto riguarda sia la scelta dei soggetti che supportano i comuni nella fase di registrazione
di mantenimento della registrazione EMAS e nella scelta anche del, per esempio, degli enti di certificazione, quindi creando sicuramente una economia, un risparmio che il singolo comune non potrebbe sicuramente di cui non potrebbe sicuramente godere. Qual è stato il bilancio della nostra esperienza? Sicuramente punti di forza che abbiamo riscontrato nei comuni è il fatto di aver permesso una maggiore conoscenza del territorio, in particolare delle criticità. Come abbiamo visto, sono comuni con pochi abitanti, poco personale, ma hanno un'estensione territoriale molto elevata, quindi in molti casi gli stessi comuni facevano fatica a conoscere nel dettaglio quella che era la loro realtà. Secondo punto di forza, una diffusa consapevolezza sulle tematiche ambientali che prima non si riscontrava. Gli aspetti ambientali oggi sono considerati come elementi di valutazione nei comuni di iniziative e progetti, quindi i tecnici che devono valutare e gestire iniziative e progetti di altri enti o di privati hanno sicuramente una consapevolezza in più. Terzo punto di forza, come ho già anticipato prima, il fatto di poter operare su scala vasta, quindi di poter gestire insieme criticità e progetti. Questo sicuramente ha portato a una maggiore efficacia nelle azioni e una riduzione dei costi. Riduzione dei costi per le attività di mantenimento e per le attività di supporto, e poi oggi EMAS è un elemento premiale nella ripartizione dei fondi erogati dal Galmongioi, cioè il Galmongioi è un ente sovracomunale che ha dei fondi dalla Regione Piemonte e li ridistribuisce sul territorio per iniziative di diverso tipo. Il Galmongioi oggi inserisce nei propri bandi EMAS come elemento premiale nelle graduatorie di scelta e di importanza dei progetti da finanziare. In ultimo, invece, le criticità che sono emerse dalla nostra esperienza sono state sicuramente il fatto di gestire più registrazioni in un territorio che, come vi dicevo, ha pochi abitanti, poche risorse, ma ha un'estensione territoriale molto, molto vasta. Quindi le criticità, anche solo da un punto di vista ambientale, di conformità normativa, di gestione del territorio, sono, direi, molto significative. Questione di adeguamenti alla normativa vigente. Ci sono stati casi di abbandono del progetto, quindi mancato raggiungimento dell'obiettivo legato all'incapacità da parte dell'ente di raggiungere e di adeguarsi a degli strumenti di pianificazione obbligatori. Ultimi due aspetti, i comuni hanno segnalato più volte, anche attraverso il GAL e altri canali, il fatto di aver ottenuto questo importante riconoscimento ambientale. Al momento hanno riscontrato una scarsa premialità a livello regionale e statale. In ultimo, chiaramente un problema che abbiamo riscontrato soprattutto per gli enti più piccoli, pur facendo economia di scala e ottimizzando le risorse, i costi di mantenimento della registrazione comunque per queste realtà sono costi significativi, quindi alcune realtà che hanno ottenuto la registrazione hanno scelto poi negli anni, per esempio dopo cambi di amministrazione, di abbandonarla perché ritenevano che i costi non erano più
sopportabili. Okay. Io ho finito, grazie. Grazie all'ingegner Nota, siamo davanti a un altro esempio di più territori messi insieme, più territori che condividono situazioni di gestione, bisogna portare a condividere progetti che siano di valore un pochino più importante che non quello di raggiungere quello che possono essere il premio EMAS interno. Non è un premio EMAS interno quello che conta, diciamo è un premio EMAS che investe un po' tutto il territorio. Su questo ci ritorneremo, vi ringrazio di essere stato al tavolo, chiamerei a questo punto la seconda terna, e cioè la dottoressa Laura Erbetta del progetto EMAS Monferrato, dottor Michele Guidato del Parco Nazionale del Gargano e la dottoressa Presotto del Comune di Udine. Iniziamo a Monferrato. Buongiorno. Ti piace il pulsante? Ok, questo qui. Innanzitutto ringrazio l'organizzazione Istra per averci invitato, è un'occasione che abbiamo colto molto volentieri, molto gradita e dalla quale già da stamattina sto imparando parecchie cose. Porto qua una testimonianza su un progetto molto bello che io in realtà ho seguito solo nelle fasi finali perché non ero un amministratore all'epoca della sua nascita. Un progetto che ha avuto un inizio molto lungimirante, grazie ovviamente all'iniziativa sempre di alcuni comuni, alcuni amministratori, che è nato nei primi anni 2000 e che si poneva anche con l'obiettivo di arrivare a un sistema di gestione ambientale, di certificazione e gestazione EMAS per un territorio di circa 25 comuni. Stiamo parlando del comuni, devo farvi vedere la cartina, del sud Piemonte, l'area collinare del Monferrato Casalese, un territorio che partiva già da direi una più che buona qualità ambientale, biodiversità, quindi senza criticità ambientali particolari conclamate, a parte il problema dell'amianto per il quale siamo sotto di bonifica nazionale molti di questi comuni, ma proprio per questo c'era una forte volontà di riscatto e di mantenimento del proprio territorio. Il progetto è nato e ha avuto uno dei suoi, tra i suoi punti di forza sicuramente una pluralità di soggetti coinvolti e un'ottima sinergia, è nato da un supporto del centro Cerchelea di Saluggia insieme a una società di consulenza che ha accompagnato i comuni nelle varie fasi di certificazione. Ha coinvolto associazioni no profit legate sempre all'ambiente e al territorio locale e in generale una forte coesione a livello locale dei vari comuni che credono molto nell'unità, nella specificità di questo territorio. Peraltro parallelamente questo territorio più o meno negli stessi anni ha intrapreso il percorso di candidatura a UNESCO che poi ha ottenuto 2 anni fa come sito di Langhe-Roero in Monferrato, noi siamo la zona, l'appendice diciamo del Monferrato e ovviamente le due cose si completano e si integrano. L'altro aspetto quello che vorrei sottolineare in questi due obiettivi era che da un lato sicuramente si partiva dall'obiettivo della registrazione, della certificazione, come ISO 14.000 la certificazione di tutti i comuni,
E quindi è stata effettuata una formazione, un coordinamento anche a livello ovviamente strutturato della convenzione che riguardava il Massimo Ferrato, per cui c'era una cabina di regia in cui alcuni comuni capofila insieme ai tecnici comunali più esperti, insieme all'appoggio appunto delle associazioni che collaboravano al progetto, si sono preoccupate di fornire le condizioni di base di formazione dei funzionari comunali e di verifica di tutti i requisiti per poi procedere alle varie fasi di certificazione. E l'altro obiettivo non meno importante era una valorizzazione in termini un po' più ampi del territorio, quindi come si diceva non la semplice certificazione che è un valore di per sé chiaramente molto importante, ma anche con una ricaduta legata agli aspetti soprattutto turistici e di fruibilità ecosostenibile del territorio. Questo sempre perché era un territorio che voleva rilanciarsi dal punto di vista anche appunto del patrimonio UNESCO e che quindi aveva necessità di adottare un sistema di gestione di questo tipo. Da questo ne sono scaturiti quindi dei progetti anche abbastanza concreti, belli, tra cui appunto cito questi, quindi il coinvolgimento delle scuole con dei progetti specifici per la gestione, diciamo la buona gestione sostenibile nelle scuole, anche in collaborazione col Parco del Po e dell'Orba, uno degli altri soggetti coinvolti, ce n'erano veramente molti, un progetto che ha visto la realizzazione di due percorsi ciclabili, quindi una sentieristica questo Bici Amici e tutta una serie di eventi che poi negli anni si sono svolti, che sono questi due circuiti, circuito dei mulini e circuito degli infernotti, e poi alla fine un progetto ecoagro legato invece alle filiere locali di produzione locale. Cosa è successo nel mentre? È successo che questo era lo stato di attuazione dell'obiettivo 1, che comunque era quello di partenza, quello della certificazione e della registrazione. Nel 2012, da 25 comuni che eravamo, già una metà mostrava delle difficoltà, peraltro delle difficoltà che solo in pochissimi casi riguardavano delle condizioni ambientali ostative alla registrazione, quindi delle criticità difficilmente superabili, ma spesso erano proprio delle difficoltà di tipo burocratico, amministrativo dei vari comuni. Una criticità che è emersa anche guardando i contributi precedenti è che qua in realtà c'è stata un'ottima cabina di regia e un coordinamento a livello iniziale, però poi ogni comune ha intrapreso il suo percorso singolarmente e questo sicuramente è stato un punto di debolezza che poi ha portato nel tempo, col cambio delle amministrazioni, con il cronicizzarsi di una situazione di mancanza di risorse molto forte, tutto quello che ha detto l'ingegnere sui comuni del GAL, del Cuneese, vale esattamente per noi, comuni molto piccoli, con un numero di addetti bassissimo e quindi mancano proprio, prima ancora che le risorse economiche, le risorse umane. E quindi cosa si è arrivato? Questo ahimè è stato uguale, cioè molti comuni hanno rinunciato alla registrazione e siamo rimasti in tre.